arriva a piedi in mezzo al traffico, stringe mani al semaforo. Questo è lo stile del neo sindaco di Pescara, niente formalismi. È arrivata la giunta Alessandrini, è stata fatta, risolti i nodi e le incomprensioni di coalizione, si attesta a 9 il numero dei componenti. I nomi quasi tutti già noti. Sandra Santavenere, 43 anni, arriva dal mondo del volontariato. Bruna San Massimo, 57 anni, dirigente INPS, lei la prescelta per le questioni di bilancio. Paola Marcheggiani, 63 anni, medico, già nella giunta di D'Alfonso al tempo del suo incarico da sindaco. Giovanni Di Jacopo, di SEL, 38 anni, ricercatore universitario. Giacomo Cuzzi, 32 anni, laureato in economia e management, ex capo circoscrizione di Porta Nuova. Adelchi Sulpizio, 41 anni, avvocato. Enzo Del Vecchio, 59 anni, veterano del PD, anche lui nella ex giunta D'Alfonso. Giuliano Diodati, 53 anni, medico. E poi il nome più atteso, quello della discordia, con Gianni Teodoro che chiedeva a gran voce un posto per lui o per il suo uomo di fiducia. Marco Alessandrini aveva chiesto di presentare un nome femminile e alla fine è arrivato. Si chiama Veronica Teodoro, età 20 anni, segni particolari, figlia di Gianni Teodoro, una neofita. Ciò in omaggio naturalmente all'esigenza di doppia rappresentanza di genere da un lato, l'esigenza naturalmente di proseguire un percorso che abbiamo iniziato con la lista Teodoro a partire da 4 anni or sono, 4 anni di opposizione. L'opposizione, l'ho ripetuto spesso, è un luogo freddo, quindi vogliamo stare insieme anche in un luogo caldo che è quello del governo cittadino e naturalmente anche la circostanza di aver svolto un cammino importante elettorale insieme. Ancora attesa per l'assegnazione delle deleghe, forse fine settimana, forse primi giorni della prossima. Abbiamo naturalmente svolto questa fase di composizione della giunta, mi conforta il fatto che ci sono persone consapevoli e determinate del percorso che dovremo affrontare, un percorso sicuramente non agevole, ma io l'ho ripetuto in campagna elettorale, lo ripeto adesso, insieme si possono fare grandi cose. E poi ancora una nota di carattere per il neo sindaco. La presentazione è stata organizzata nell'inutilizzato Teatro Michetti, quello che da moltissimi anni non vedeva più apertura al pubblico, un altro segnale di cambiamento. Un luogo assolutamente simbolico quale il Teatro Michetti, scelta non casuale, ciò non sfuggirà a nessuno, in quanto è nostra intenzione naturalmente rivitalizzare questo luogo storico della cultura pescarese.